Buonasera. Buonasera. Ok, Michelangelo, dove ci troviamo? Allora, qui siamo al Golden Plaza Tulip di Caserta per la prima di Nato a Casal di Principe. Io faccio parte del cast, c'è anche Daphne Montalbano. Allora, ci troviamo qui per la prima di Nato a Casal di Principe. Mi sono incartato, non so che dire. Ok, che tipo di film? Vedi l'emozione di questo film? Allora, un film sicuramente drammatico, dove racconta una storia di una famiglia di Casal di Principe vissuta negli anni 80-90, dove c'era ancora la camorra. Io sono di Casal di Principe e vivo lì. È una gioia portare questo progetto che sta portando Amedeo, il produttore. Una storia di Casal di Principe raccontata così, a crudo, diciamo. Sono passati 30 anni dal delitto di Letizia. È un film di questo che può aprire gli occhi anche alle persone che lo guardano, dove c'è una Casal di Principe non di camorra, c'è una Casal di Principe dove ci sono persone oneste. E Amedeo vuole portare anche questa sua osservazione alle persone che guardano il film, oltre al suo dolore. Comunque è un dramma familiare che ha colpito sia Amedeo che gli abitanti di Casal di Principe. Ok, grazie Michelangelo. Tu che parte fai nel film? Io sono nel film, faccio la parte di Pasquale, una parte dove sono il migliore amico proprio di Paolo Letizia, la persona scomparsa. Ok, e Daphne, tu che parte fai? Allora, buonasera, sono Daphne e nel film ho interpretato il ruolo della ragazza corteggiata da Pasquale, il migliore amico di Paolo Letizia. E sono presente nella scena in cui Paolo Letizia viene rapito e ci troviamo... Dov'è? Su un aereo? Dov'è? Su una nave? No, in macchina. In macchina? Davanti a un cimitero, in un che parcheggio. Che era? Una Maserati? Una Ferrari? Che era? No, oddio, che una Panda. Una Panda, va benissimo, una Panda. E quindi tu stai lì al momento del rapimento? Sono nel momento del rapimento, quando arrivano appunto i rapitori e io e l'altra ragazza, che si chiama Adele, fuggiamo dalla paura. Quindi in quel momento è strillato? Sì. Ce lo fai sentire lo strillo? No. Vai! No. Non è strillato? Sì, lo vedremo stasera. Sì. Lo vedremo stasera? Si vedrà. Ah, va bene, va bene. Quindi cioè, ci metti in target, va bene. Com'è stata la tua esperienza? La mia esperienza è stata molto positiva, ho lavorato anche prima delle riprese, c'è stato un laboratorio molto intenso con il coach Antonio Calone e ci siamo visti per tanto tempo, abbiamo avuto modo di conoscere bene il cast e le gare fra di noi. Il film è un film che trasmette molta emozione, che narra appunto la storia della famiglia, si sofferma molto sulla sofferenza che c'è stata appunto nella famiglia Letizia in quell'epoca. Quindi dobbiamo piangere? Si piangerà, ci si emozionerà molto. Tu hai pianto? Io ho pianto quando l'ho visto e... Quindi il pianto ha lavato la tua anima? L'ha purificata? Sì. Pianto così, toglie la sofferenza? No, la sofferenza in realtà me l'ha quasi trasmessa, perché mi si è fatta vedere una realtà che non avevo mai visto. Il pianto serve a lavare, capito? Il pianto è lo sfogo tuo personale. Hai pianto tanto? Sì, ho pianto soprattutto nelle scene in cui si vede la famiglia, la madre di Amedeo, il padre di Amedeo, i momenti dove cercano di capire cosa è accaduto realmente a Paolo. Quando ammazziamo il ragazzo. Quando si ammazza il ragazzo. Grazie. Chi è che ci parla qua? Prego, prego, prego. Buonasera. Buonasera. Ecco qua. Sono Maurizio Martino. Com'è? Maurizio Martino. Perfetto, ok. Tu hai partecipato? Sì, sono la Branca. La? La Branca. Cioè? Ci spieghi? Un attore del film Nato a Casal di Principe. Okay. Interpreto la Branca. Perfetto, quindi diciamo questo film viene tratto da un libro scritto da? Sì, un libro da Amedeo Letizia, che è la storia vera di suo fratello, e la racconta in modo
più reale possibile che immaginabile. E niente, sono emozionato anche io di questa avventura. Un'avventura davvero bellissima. Ok, grazie.